Più poi. Non vuol dire che non farò più concerti, sia chiaro, ma questo ritmo il mio corpo non lo regge proprio, neanche la mia. Perché vedete, quando io dico che la musica come la vita si fa insieme, perché per me la musica è una società ideale. Chi è? Ce la fanno di là? Oh, ma vi siete accorti che intanto tiravano via del ghiaccio? Noi davanti ce ne siamo. No, io a un certo punto sentivo che c'era un frullatore andare. Stavano facendo un daiquiri mentre noi suonavamo. Diciamo che non facevano musica con noi dall'altra parte. E ve lo dico perché questo mi ha insegnato. Perché è una società ideale? Perché molti di voi sono arrivati che con Claudio, con Samuele, ancora stavamo provando per fare al meglio, per migliorarci, perché noi, Davide, Diego, io e tutti quelli che ci sono, e se vi va veniteci a trovare a Villa Pennisi, che lo facciamo ogni giorno. Noi siamo abituati a studiare, a studiare, ma non per essere i migliori, ma per migliorarci, perché quando noi ci miglioriamo, l'altro che è con noi suona meglio e quindi si migliora, e il suo suonare meglio migliora noi stessi, andiamo avanti così, questa catena di vita è meravigliosa. Per questo di solito lo faccio con un altro brano, però mi è venuto e mi viene da farlo con voi, che tra 2 giorni divento anche io siciliano orgogliosamente. Ed è il fatto che, vedete, la stessa cosa, ve lo assicuro, succede coi sorrisi. Io ho dovuto reimparare a sorridere. E sembra una scemata, ma è una roba forte. E ogni giorno. E anche stasera mi sforzo perché ho male. Ma vi assicuro che vi auguro di allenare il sorriso ogni giorno, perché non sembra, ma sorridere a chi incontriamo, agli sconosciuti, forse non gli cambia la vita, ma gli cambia la giornata e la cambia anche a noi. E una giornata può cambiare una vita. E allora vi auguro una pioggia di sorrisi.